Resto davvero allibito, sconcertato, incazzato nero per quanto vi sto proprio ora appunto raccontando. Infatti, la struttura di radiologia, la struttura complessa di radiologia del Moscati, dell'Ospedale Nord di Taranto, viene di fatto declassata da struttura complessa a struttura semplice dipartimentale. Uno si domanda: ma come? Taranto purtroppo è la capitale dei tumori. Sapete tutti cosa ha prodotto e continua a produrre la grande industria, soprattutto la grande industria, con la complicità delle istituzioni, e qui invece di potenziare le strutture oncologiche, di fatto andiamo a depotenziarle, un fatto inaudito. Né valgono le altre affermazioni della ASL, la quale molto tronfia, così annuncia l'acquisto di nuove apparecchiature, moderne, sofisticate e quant'altro. Ma voi pensate, Taranto dovrebbe avere una struttura, dovrebbe avere strutture oncologiche all'avanguardia, a livello nazionale ed internazionale, per andare a compensare i disastri che l'ex Ilva e non solo l'ex Ilva ha prodotto. Taranto dovrebbe essere un centro di eccellenza delle terapie oncologiche, e invece assistiamo a questo assurdo, incredibile, pauroso, vergognoso declassamento. Al di là di quelle che saranno le giustificazioni, le affermazioni della ASL, della Regione Puglia, che cercheranno di, come dire, capovolgere, di ribaltare la frittata, e diranno che si tratta solo di una variazione del nomen, della denominazione, ma la radioterapia, rimarrà, a livelli di eccellenza. Beh, io dico, qui c'è poco da giocare sugli equivoci e sui nomi, perché se da struttura complessa si passa a struttura semplice, penso che i termini, le parole, abbiano un significato molto, ma molto chiaro. È un fatto, ripeto, gravissimo. Beh, io ho vissuto l'esperienza, del cancro con mio padre, affetto da angiosarcoma all'area parotidea, e so bene cosa significa. Invece di creare un canale preferenziale per Taranto, andare a potenziare le strutture, andare ad abbattere le liste d'attesa, le andiamo appunto a depotenziare, le andiamo di fatto a rendere, come dire, meno efficaci rispetto alle patologie sempre più, appunto, più gravi, che vanno a colpire i tarantini in una misura, in proporzioni davvero assurde. I numeri parlano chiaro, c'è una crescita esponenziale delle patologie neoplastiche. Ovviamente il massimo rispetto verso tutta la struttura della oncologia, verso il dottor Pisconti, verso i responsabili della radioterapia, sono certamente degli eroi, sono delle persone che fanno il possibile e l'impossibile, ma ovviamente quando assistiamo a un depotenziamento di una struttura, il loro impegno, seppur massimo, ovviamente dovrà necessariamente fare i conti con questa deminuzio, con questa riduzione. Beh, cosa ci dici, Sindaco Melucci? Non è certamente competenza tua, ma tu vantavi la sanità ionica anche con riferimento al nuovo ospedale. E la Regione Puglia? E il grande scienziato Emiliano? Quello che dice di amare Taranto? E i nostri parlamentari? Beh, io penso che il governo italiano dovrebbe intervenire. Beh, io penso che la situazione sia gravissima, gravissima. Né il centro-sinistra si sciacqui tanto la bocca, e critichi il governo, perché il governo Meloni se ne sta fottendo altamente di Taranto. Ma noi abbiamo anche una regione, un comune e una provincia che sono di colore opposto, di centro-sinistra. E
e vi posso assicurare che anche loro stanno facendo poco o nulla. Come dire, se Sparta piange, Atene non ride. Io penso che politicamente centrodestra e centrosinistra stiano facendo letteralmente schifo per Taranto. Non saprei chi scegliere tra appunto centrodestra e centrosinistra per poter stabilire chi ha fatto e sta facendo peggio. Intanto pensiamo ai malati oncologici, pensiamo a quei poveri cristi che stanno buttando il sangue a Taranto e si vedono e vedono le loro possibilità di salvezza di fatto ridotte con questa riduzione, con questo passaggio della radioterapia da struttura complessa a struttura semplice. Ripeto, non giocate sulle parole. Le parole hanno un significato. Da complesso a semplice, qualcosa, anzi molte cose, significheranno.